Ciao a tutti, vi faccio l'intro di questo video in questa maniera, in pigiama, è tardissimo, perché sì, perché non sono riuscita a farla prima e volevo farla subito per potervi caricare il video il prima possibile. Oggi vi faccio vedere questo prodotto qua di Huda Beauty, che è uno di questi matte e metal, questi ombrettini qua. Vi avevo già fatto vedere un altro, che era quello Private Jet, quello arancione, diciamo salmone, con la parte anche glitterata sempre sullo stesso tono. E oggi invece vi faccio vedere questo. Faccio vedere come ho realizzato questo trucco. Oh, questa è la testimonianza che ce l'ho da tantissimo tempo indosso, che è tardi. Quindi vediamo il test insieme. Vi faccio vedere come l'ho fatto fondamentalmente. E niente, mi piaceva tantissimo proprio questo look, perché l'avevo già ricreato e mi piacciono tanto anche questi. Quindi vi confermo che mi piacciono e che sicuramente ne prenderò anche altri. Vi lascio adesso al video in cui applico per l'appunto il prodotto, in cui faccio vedere come ho fatto questo look, al test. E niente. A tra pochissimo allora, cioè adesso. Però ricordatevi di andarmi a seguire su Instagram, sono nmegayt, perché lì magari troverete sempre delle novità. Va bene, vi lascio Se al fate caso, video. ho i capelli ancora mezzo bagnati, però ci tenevo tantissimo a farvi vedere questo make-up, sia per il make-up in sé che proprio per il prodotto, che è quello di Huda Beauty. Ho preso anche questa colorazione e mi stanno piacendo tanto. Da questa palette qui, che non so quando vedrete, di La Splash, mi pare, sì, prendo il bianco e lo vado a mettere, anche se è un bianco. Ho già fatto base e tutto quanto, mi manca solo di finire il make-up. Anche le sopracciglia ho fatto con la mia amata matita di Kiko. Ok, poi andiamo a utilizzare questo. Per utilizzarlo ci servirà un pennello pulito, che è praticamente impossibile da trovare qua in mezzo. Forse questo, che era sporco dello stesso colore, perfetto. Prendo la parte opaca, che è questa qui del verde, e vado qua. Prendo e la sfumo subito, faccio un occhio per volta, perché se no mi si asciuga. Però intanto facciamo quest'occhio, poi fuori camera faccio anche l'altro. Aspettate che vi zoom un po'. Non so come sono colpita dalla luce in questo momento, perché c'è un po' di luce in più. E dopo si asciuga, vedete, non è così ben, o a meno che non lo fate asciugare proprio in questa maniera e non lo sfumate. Quindi potete decidere voi come metterlo. A me piace tantissimo. Io lo sfumo così. Questo era il mio preferito tra tutti, proprio quello che mi ispirava di più. Solo che ho voluto prenderne prima uno un po' più portabile per vedere com'erano, e poi l'ho preso questo perché quell'altro non mi è dispiaciuto affatto. Vi avevo già fatto recensione di quell'altro, se vi interessa la trovate sul canale. Era quello con Private Jet e la parte shimmer, che non mi ricordo mai come si chiama, Sunset qualcosa. Ok, ottimo. Vado a metterne altro anche sotto. Mi piace tantissimo. Solo che qua dovete stare attenti. Vedete che qua ho fatto un po' macchietta, quindi lo vado a riapplicare. Diciamo, non sono semplicissimi da usare per come vengono pubblicizzati. Però, insomma, non è manco un prodotto da bocciare per me. Ok, vabbè, approfitto, faccio anche l'altro occhio mentre aspetto che gli si asciuga. Così rivedete bene l'applicazione. Quindi io la prima parte ne metto un po' di meno e sfumo. Di questo ne posso usare anche un po' di più, perché vedete si sfuma tantissimo. Gli altri pure si sfumano bene, solo che se ne usate tanto è un macello, perché è veramente tanto prodotto. Sarà anche questo un colore alla fine chiaro, non è scurissimo. Vi vado a metterlo. Mamma mia, io li adoro. Che poi questi davvero in poco tempo fate un bel look, che
che non ci vuole tantissimo, Io faccio vedere questi qua con... Aspettate che pulisco qui, se non faccio un macello, spreco anche il prodotto. Mi vedete? Oh, porca miseria. Eccoci qua. Sì, si è asciugato. Perfetto. Vado a prendere un marroncino. Cambio pennello, ci dovesse servire un'altra volta quello. Sempre da questa palette prendo il marrone più scuro, questo qua. Ne prendo proprio poco. E lo metto un po' qui. Ma proprio... poco, poco, troppo, cioè, capito? Poco, poco, poco ne voglio. E devo andare a sfumare. E prendo il pennello di prima. E sfumo anche se... Ok, sfumato troppo. Metto un altro po'. Alla fine io adoro usare sempre gli stessi pennelli. Perché trovo che sfumino meglio, perché avendo già un po' del colore di prima. Trovo che sia tutto un po' più armonioso. Ok. Non vi preoccupate, anche se sembra un'oscenità in questo momento, vedrete che adesso si risolverà tutto, perché andiamo a mettere la parte metallica, che è bellissima. Anche di questa ne basta poca, però certo dipende dall'effetto che volete ottenere. Guardate qua che meraviglia. Ecco, tutti i capelli in mezzo, bene. Ok, vado a picchiettare col dito, anche perché pure questo si asciuga subito. Eccoci qua. E basta. Mamma mia. Bellissimo. Io vado a prendere ancora poco poco verde, la parte opaca, che voglio fare un'ulteriore sfumatura sia qua che qua, ma proprio poco. E mi devo anche sbrigare, se no si asciuga, col pennello sozzo. Col dito. Bello. Prendo un altro po' di marrone. Poco poco. Metto anche poco sotto. Poi trovo che questi colori mi stiano bene. Io ormai sono in fissa col verde neon. Infatti vedrete altre novità UDA. Metto altro po' di questo perché mi piace. A posto. E per me abbiamo finito. O meglio, ecco, picchietto proprio poco poco. Metto solo un po' di eyeliner mascara e poi cominciamo con il test. Eccomi qua. Ho completato il look. Questi sono gli occhi. Mi piace tantissimo perché il colore che si crea praticamente è quasi quello dei... Cioè, sì, è quello dei miei occhi fondamentalmente. Invece è da morire. Quindi, iniziamo il test. Sono quasi le 5, quindi sono le 4 e mezza. Quindi, cominciamo. Sono quasi le 7 e queste sono le condizioni del make-up che io ancora non ho visto. Tutto a posto? Sì, tutto bene. E quindi niente. Tutto ok. 11 e mezza, questa è la situazione.
Considerate il fatto che mi ha lacrimato tutto il giorno quest'occhio, proprio sulla palpebra, qua, in questo punto, nello specifico, e devo dire che si è comportato tutto molto bene. Infatti c'è ancora praticamente tutto, a parte il rossetto, vabbè, perché ho cenato. Io sono molto soddisfatta. Questo prodotto di Huda mi piace veramente tantissimo, ne comprerò sicuramente degli altri, e mi piacciono tantissimo, veramente. E niente, spero che anche il look vi sia piaciuto, anche se è molto semplice, però questi colori ultimamente mi fanno impazzire, infatti li vedrete presto. E va bene, io vi saluto, scusate sto in pigiama ma fra un po' mi strucco e vado a letto, e ci vediamo al prossimo video, ciao!